rivoliamo, riprendiamo un altro aereo da Lamezia Terme, la Cibola, la conquista del mondo dei calabresi nel mondo. E dove andiamo? Ce ne andiamo in Spagna, caro Franco. Da dove partiamo? Da quale gate? Dai. Ma io direi... Due, tre, otto, verso la Spagna e troviamo? Troviamo la nostra Caterina Alessio. Eccola, bella come il sole, raggiante. Ciao Caterina. Oh, grazie. Io praticamente lavoro per questa azienda che è Icon, che è una delle più grandi aziende che si occupa di studi clinici, che viene contrattata da una casa farmaceutica per gestire e organizzare uno studio clinico. Quindi io praticamente vado nei vari ospedali, in questo caso di Spagna, a verificare che appunto il team medico stia facendo tutto secondo il protocollo, secondo le leggi locali, garantendo sempre e comunque il benessere del paziente. Ma trovi qualcuno che non rispetta proprio tutto alla lettera? Ti capita? Qualche imbroglione? No, assolutamente, nel senso, prima, se ovviamente capita di avere necessità di cambiare qualcosa del protocollo, però prima di dover poter far questo dobbiamo discuterne appunto con la casa farmaceutica, perché in ogni caso stiamo raccogliendo dei dati che poi permette alla casa farmaceutica di commercializzare o no il farmaco. Quindi commercializzarlo poi in tutto il mondo, Caterina. Esattamente, sì. E la tu fase così finale... giovane, Franco, una responsabilità. Che responsabilità. E quanto è importante l'etica, quindi, stabilire, no, dei criteri anche etici, oltre che puramente professionali nel tuo lavoro? Beh, ovviamente qui bisogna salvaguardare sempre comunque il paziente.